storie di accoglienza, ma chi te lo fa fare? È la domanda che ci poniamo in questa mattina e soprattutto ci chiediamo se sappiamo prendere davvero, per davvero, sappiamo prendere a cuore la sorte degli altri e soprattutto andare incontro alle necessità del prossimo, perché spesso è più facile non guardare, è più facile guardare invece solo ai propri bisogni. Eppure ci sono tante realtà, come quella che vi stiamo per mostrare, dove di aiuto ce n'è bisogno e come. Renata Ravazzotti da Milano è venuta a raccontarci la sua storia di chi vive da 50 anni ad Empoli, mamma di 3 figlie, anche nonna di 3 nipoti, ma questo non basta perché da diversi anni è una persona impegnata all'aiuto proprio in realtà, come avete visto, negli ospedali. Che bisogno c'è del vostro aiuto? Senta, io prima cosa devo permettere una cosa. Che se ho sentito questo desiderio forte di aiutare gli altri, e qui se mi commuovo posso, certo. Devo ringraziare i miei genitori, perché in casa nostra, sebbene una famiglia numerosa di 5 figli, però l'accoglienza è sempre stata, l'abbiamo sempre vissuta. La nostra porta era sempre aperta a tutti, perciò mi è stato facile quando ho potuto poter realizzare quello che i miei genitori mi hanno insegnato. Era aperta verso chi, quella porta? Verso tutti, sia chi aveva bisogno materiale e chi aveva bisogno di ascolto, di accoglienza, di un conforto. Noi abbiamo vissuto, 5 sorelle, abbiamo vissuto in questo ambiente. Perciò non mi è stato difficile, quando ho potuto, fare quello che i miei genitori mi avevano insegnato. Perciò io sono qui per dire un grazie anche a loro, che purtroppo non ci sono più, ma li ho sempre dentro di me. E chiudo. Questi valori le hanno permesso di guardare in modo diverso probabilmente, certo, agli altri, certo, a chi è in difficoltà. Certo, certo. E negli ospedali c'è bisogno di un ascolto, di un aiuto concreto? C'è tanto di cosa? Bisogno, c'è tanto bisogno, perché oggi purtroppo diciamo che il periodo in cui un malato è ricoverato diventa sempre più breve e il medico è sempre più assente. Il malato, ci rendiamo conto che è un numero di letto e una cartella clinica, proprio alle volte. Noi entriamo, ecco, quello che voglio dire è che l'AVO, l'associazione a cui fa, è proprio un volontariato silenzioso, perché lei fuori non lo sente, non lo vede. Entriamo nell'ospedale in punta di piedi e usciamo in punta di piedi, con tanta discrezione. Ogni volta che si entra in una camera dobbiamo buttare un po' l'occhio per vedere la disponibilità anche che hanno questi malati, per non fare una cosa che magari non può farle piacere. Però in genere siamo sempre accolti bene. Loro vogliono essere aiutati? Vogliono essere aiutati. Allora, noi almeno... dico plurale perché come mi comporto io si comportano tutti, e parlando singolare mi sembrerebbe un po' troppo presuntuoso. Quando noi entriamo con un sorriso e loro capiscono già da questo sorriso che noi siamo lì per loro, non siamo lì per... ci avviciniamo al letto. Una cosa importante è come ci anche di non quell'atteggiamento rigido, sì, ma proprio chinarsi verso anche di loro. Anche fisicamente, fisicamente dimostrare... La vicinanza fisica è molto importante. Se vediamo la disponibilità, prendergli una mano, anche lì bisogna cercare di non essere, certo, troppo invadenti subito, di capire. Però quel prendergli una mano, quel accarezzarlo, specialmente le persone anziane, le vede subito aprirsi. Poi si capisce, allora ci presentiamo, ma ormai ci conoscono col nostro camice bianco, col collettino azzurro.
E lì si incomincia magari con una battuta per un po', però il nostro desiderio e il nostro compito è quello di ascoltare, non di parlare. Alle volte però per farli parlare c'è bisogno che gli diamo un po' un input, certo, con una battuta allegra magari, oh guardi che begli occhi che ha, oh guardi com'è pettinata bene. E allora da lì riusciamo a vincere il primo impatto. Possiamo dire che se i medici negli ospedali cercano di guarire il corpo, voi cercate invece di guarire l'anima, lo spirito di queste persone. Noi siamo una terapia importante per il malato, ma proprio a livello di terapia, perché io penso che in certi momenti diamo più noi con la loro vicinanza che non una medicina. E la nostra soddisfazione più grande è quando riusciamo a capire che loro in quei 10 minuti, 5 minuti, perché il tempo che noi diamo per un malato è illimitato. Se un giorno non riesco a fare tutta una corsia, non ha importanza, però mi devo dedicare più al malato che vedo che ha bisogno. Quando si riesce di vedere che riusciamo per quei 5-10 minuti che il malato si renda conto che non è più malato, che non è più in quel letto, che ci racconta le cose di casa, che ci racconta, specialmente queste persone anziane hanno tanto da raccontarci. Spesso alla malattia, dicevo poco fa, si accompagna anche la solitudine, negli ospedali ma anche nelle case. La solitudine. Io noto testimonianza diretta davvero delle tante persone che abbiamo modo di sentire, con le quali ci scriviamo e che ci testimoniano questo. Anche lei può essere testimone di questa realtà. Tanto. E difatti, tante volte la preoccupazione di queste persone non è solo per loro, ma per quello che hanno a casa. Ecco, i malati che cosa le raccontano? Cosa vi raccontano? Di tutto, anche perché sanno che parlando con noi non parlano né con un parente, né con una chiacchierona, né con una che vuol sapere le sue cose. Si sentono più liberi? Si sentono liberi, sanno che noi siamo lì per ascoltare, non per criticare, per commentare. Ci raccontano le cose più disparate, anche per esempio, non so, gli anziani, anche di quello che hanno passato durante la guerra. Certo, faccio per dire. Però tutto serve a farli distaccare da quel letto. Ecco, l'obiettivo grande e bello è quando si vede che in quei 5-10 minuti che siamo lì si dimenticano di essere in un letto d'ospedale. Renata, perché la sofferenza è tanta. Ecco, è tanta la sofferenza. Così tanti anni, qual è la storia che più le è rimasta nel cuore? Senta, la storia che più mi è rimasta nel cuore sono tante, ma soprattutto, e poi ecco, arrivano a raccontarci anche dei fatti gravi della loro vita, ci raccontano quando gli è morto un figliolo, cioè, però non è una cosa che li intristisce, è una cosa che li fa liberare e gli permette di parlare anche di un dispiacere. Parlare con noi anche di un dispiacere per il malato può essere un sollievo. E quasi liberarsi, un sollievo. E quali sono invece le speranze di queste persone? Senta, le speranze di queste persone sono, prima cosa, di avere l'esito di una diagnosi che non arriva mai. Hanno fatto magari un esame, hanno fatto una TAC, passa un giorno, mi dicono, noi entriamo col cartellino, col nome e basta, perché da noi non c'è né presidente, né dottore, né avvocato un nome. Mi dicono, Renata, non so ancora niente, sono lì. Ecco, un'altra cosa importante è di non sminuire mai per aiutarli la loro malattia. Perché se uno mi dice, oggi mi sento male, sto più male di ieri, se io dovessi dirle, ma vedrà che no, perché allora vuol dire che non lo capisco. Io per capirlo non devo sminuire la loro malattia, le devo dire, signora, ha ragione, perché la vedo che... Però, ecco, dopo con questo però, si cerca... Allora capiscono che io sono una persona con cui possono veramente confidare le loro pene. Renata, c'è un altro luogo straordinario a cui siamo tutti davvero molto, molto legato, che è un luogo dove si viene rinfrancati nel cuore, nell'anima e nella fede, e questo luogo è Lourdes. In realtà
la grotta non nasce, Maria non parla mai di malattia nelle sue apparizioni, ma sempre di grande fede, un invito alla preghiera, eppure non solo i miracoli, ma anche quei miracoli che non si vedono, i miracoli della conversione ad esempio, sono testimoni di quanto tantissime persone e tantissimi malati hanno trovato a Lourdes una loro seconda casa. Certo. Lei è dama. Sì. E a Lourdes che cosa ha visto? Venendo però da questa esperienza nel cuore, certo, di sì. aiuto negli ospedali. Sì. Allora, l'AVO mi ha aiutato tanto, perché essere dama all'unità ALSI non vuol dire spingere la carrozzina, aiutare un malato, esatto, fare esatto. servizio al Salus, all'ospedale, ma vuol dire stargli vicino. E allora con l'esperienza dell'AVO mi ha aiutato tanto nella vicinanza col malato a Lourdes. Lourdes, io non ho mai trovato nessuno che abbia chiesto una grazia fisica, la grazia di guarire. Ho sempre trovato persone che chiedono di sopportare la loro sofferenza, di aiutarli a ritornare a casa. Di trovare forza per la quotidianità. Forza. E noi da quando salgo sul treno bianco, guardi, sembrerò forse troppo esagerata, è una festa, mi creda, è una festa. Non c'è un momento di tristezza, non c'è un momento di piangerci uno sull'altro, niente, niente, niente. E qui potrei raccontarle forse qualche esperienza viva di un anno. Quelle che più davvero sono scolpite in lei. Sì, una che mi è rimasta e mi rimarrà sempre è di questo bambino che, siccome veniva appunto con il treno d'Empoli, mi è stata affidata questa famiglia di questo bambino Luigi di 7 mesi, allora aveva 7 mesi, con l'asma, con lo zio, anche lui un po' malato, la mamma di 19 anni e la nonna di 39 anni, questo nucleo familiare, e l'hanno affidato a me. Difatti abbiamo cominciato in treno, hanno avuto un trattamento. Quando siamo arrivati a Lourdes, io mi sono dedicata a loro, per una settimana li ho seguiti nelle processioni, nel flambeau, nel fare il bagno a questo bambino, tutto. E per me è stata un'esperienza veramente. Però quello che mi ha gratificato di più è che quando abbiamo terminato il viaggio e siamo ritornati a Empoli, io mi sono ripromessa che non li avrei abbandonata questa famiglia. E allora, siccome abitavano anche in provincia di Siena, piuttosto lontana, mi sono data da fare, perché avevano anche problemi finanziari. Uh-huh. E allora non li ho più abbandonati. Ah, mi sì. sono data da fare mettendo delle cassettine nei bar per raccogliere soldi, raccomandandomi all'unità, alla Caritas, che mi dessero dei pacchi spesa anche se fuori zona. E io ho avuto questo contatto quasi settimanale, andavo da loro, gli portavo questo conforto e loro hanno avuto in me proprio un appoggio. Per me questo è il miracolo che loro hanno avuto, di accompagnare, fino a un anno che poi questo bambino è morto, proprio non ce l'ha fatta. Però ecco, questa vicinanza, queste telefonate, queste visite, questo bambino che ti guardava, questo fino al giorno che è morto, adesso sono già 2 anni, io sono sempre in contatto con questa famiglia, uh-huh. magari non con una presenza fisica, ma con una telefonata, e quello mi ha veramente fatto sentire cos'è Lourdes. Renata, lei che in tutta la sua vita ha sempre aiutato gli altri, ma nei suoi momenti invece di bisogno, a lei chi l'aiuta? Insomma, io cerco di accontentarmi. Ah sì, eh? Sì, cerco di accontentarmi. Ho una famiglia che non mi posso lamentare, ho delle nipoti che non mi posso lamentare, e forse la mia soddisfazione più grande è quella di dare l'esempio, non di ricevere, ma di dare l'esempio. Le voglio raccontare un altro aneddoto. Quando ho cominciato, poi mi vengono così, adesso mi è venuto in mente perché mi ha toccato la famiglia. Quando ho cominciato, dopo qualche mese che facevo l'AVO, forse un annetto, il primo Natale, le mie nipotine che vivono con me, oggi hanno 17 anni, ma allora ne avevano 12, uh-huh. mi hanno scritto una letterina ringraziandomi per quello che faccio, e mi hanno detto per me una cosa: nonna, cercheremo di darti
di darti tutta la soddisfazione, tutto che stai avendo dal labo, cercheremo di dartelo anche noi. Perciò sono riuscita a far capire a queste bambine come sia importante quello che stavo facendo. Grazie Renata, e buon ritorno, un saluto davvero a tutti. Grazie gli amici di Empoli. Grazie. Ci ha detto molto anche con quest'ultima, con quest'ultima risposta. Sì, perché spero che quelli della famiglia prendano qualcosa come io ho preso dai miei genitori. Allora,